Buongiorno, sono Gianna, vivo in Italia, in specifico in Piemonte, e per gli amici di Oh My Bread voglio presentarvi la preparazione di un dolce tipicamente italiano, il tiramisù. È un dolce che ha origini antiche, soprattutto cucinato nell'Italia settentrionale. È un dolce facile, di immediata cottura, senza l'intervento del forno, per cui è di facile esecuzione. Vi illustro adesso gli ingredienti necessari. Gli ingredienti necessari sono 2 uova, 50 g di zucchero, 250 g di crema di mascarpone, in uguale quantità il vino Marsala, è un vino di 15-16 gradi di gusto dolce più secco, e in uguale quantità caffè ristretto. Io lo faccio ancora sempre con la classica nostra caffettiera italiana. Ad ultimare il tutto saranno questi biscotti. Sono dei biscotti chiamati savoiardi, in Piemonte da Savoia, e che comunque possono essere sostituiti con dei biscotti che possano facilmente essere ammorbiditi con il misto del vino e del caffè. Adesso iniziamo la preparazione. Bisogna suddividere le uova tra il tuorlo, il cosiddetto rosso, e l'albume, il bianco. L'importante è che non ci sia traccia di rosso nell'albume, perché altrimenti non è più possibile montarlo a neve. Incomincio. In una terrina metto il bianco e nell'altra il rosso, suddivisi in modo perfetto. A questo punto basta come strumento di lavoro un semplice frullatore. Questo, con questo frullatore noi monteremo i rossi dell'uovo con metà dello zucchero, quindi diciamo metà, 25 grammi dello zucchero che vado a versare sui tuorli. A questo punto inizio la frullatura. Questo dovrà diventare molto gonfio e prendere un aspetto chiaro, quasi diventare un beige, un giallo pallido. Vado a mescolare la crema di mascarpone, nel tuorlo che è stato precedentemente montato con metà dello zucchero che avevamo preparato. Con un leggero movimento del frullatore
vado a mischiare la crema con il tuorlo precedentemente montato. All'inizio è un'amalgama un po' pasticciata, man mano vedete che prende una consistenza di crema molto liscia e molto morbida. A questo punto la prima parte della crema del nostro tiramisù è pronta. Vedete come riesce ad essere ben amalgamata e quando fa questi ricami vuol dire che è pronta. Fermo il frullatore e una cosa di cui bisogna fare molta attenzione è adesso di andare a pulire, perché altrimenti non riusciamo a montare gli albumi, i bianchi dell'uovo. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo montato i rossi dell'uovo con metà zucchero. Abbiamo unito la crema di mascarpone e amalgamato il tutto. A questo punto montiamo i bianchi dell'uovo a neve con l'altra metà dello zucchero, lo zucchero rimanente, fino a quando non ci sarà una sostanza molto morbida e il tutto sarà montato a neve, come se fosse una panna montata. Unisco lentamente il zucchero, vedete che la consistenza cambia immediatamente, il bianco dell'uovo sta montando e aspettiamo che anche con il bianco vengano a riformarsi quegli stessi ricami, diciamo così, che abbiamo già nel l'albume non scende, è come se fosse incollato, vuol dire che la montatura a neve è perfetta. A questo punto abbandoniamo il nostro frullatore e uniamo delicatamente del mascarpone. A questo punto una cosa importante da ricordare è di girare sempre in questo modo, perché altrimenti il bianco dell'uovo si smonta e diventa poi tutto di nuovo liquido. Invece ci deve essere questo movimento dall'alto verso il basso e si incomincia a vedere che i due ingredienti si stanno amalgamando delicatamente. È la stessa cosa che bisogna fare con la panna montata, l'uovo montato è la stessa cosa. Delicatamente vedete che si sta creando una crema liscia
molto morbida, gonfia ed è pronta per essere disposta sui savoiardi che adesso andiamo ad immergere nel misto di marsala e caffè. Prego. Uniamo il vino con il caffè precedentemente preparato. Una tazza, una caffettiera di questo tipo con un quartino di vino. Con le mani, non si può fare diversamente, vado ad ammollare abbastanza velocemente i biscotti. Perché questi biscotti hanno una capacità di assorbire molto forte. Se si tengono di più nel liquido, diventano poi troppo bagnati, troppo morbidi. Per cui è meglio fare un lavoro abbastanza veloce. Finito il primo strato, andiamo a ricoprire con la crema appena preparata uno strato e formiamo un bello strato di copertura dei biscotti che adesso staranno ormai imbevuti del vino a formare il fondo del tiramisù. Tiramisù perché comunque gli ingredienti sono molto genuini, sono non eccessivamente calorici, ma molto sani. Uova, zucchero, crema. Questo dolce già nell'antichità veniva preparato anche in minima quantità per una merenda veloce, che sappiamo che quando c'è l'uovo e un po' di crema è un alimento nutritivo. Diciamo che si è formato questo si è preparato nell'Italia settentrionale soprattutto, e tutte le regioni, Lombardia, Piemonte, Veneto, vogliono avere la priorità dell'avere preparato questo dolce per la prima volta. Bene, adesso ricopriamo il tutto con il rimanente della crema. Vedete che i biscotti sono già molto morbidi, pur facendo velocemente l'immersione nel misto di vino e caffè. Questa è una dose, chiaramente dipende da quanto i vostri commensali mangiano, però è una dose che sicuramente per 6 persone è più che sufficiente. È un dolce che può essere apprezzato e mangiato anche subito, oppure se lo conservate in frigo per 2 o 3 ore prende più gusto,
prendono più gusto tutti gli ingredienti. A questo punto non ci resta che decorare il tiramisù. Una decorazione molto veloce, molto semplice, ma anche molto buona. Prendete dell'ottimo cacao, cacao amaro, non dolce, amaro. Andate a ricoprire la crema con un leggero strato di cacao, in questo modo. Così non lo toccate, non rovinate la superficie resta molto liscia ed è anche quindi presentabile molto bene ai vostri ospiti. Non c'è, ecco, poi dopo voi potete, insomma, sbizzarrirvi magari a mettere una formina in mezzo in cui poi compare il giallo con evviva oppure buon 2021, tutto quello che volete, però che la base sia questa. Io direi che a questo punto il tiramisù è concluso, è un dolce di rapida esecuzione. Ecco a voi il tiramisù. Cari saluti, buon appetito a voi e saluti ai miei amici di Oh My Bread.